Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti. Mi sblocco un ricordo con questa cuffia. Guardandomi prima sembravo, non so se qualcuno seguiva, qualcuno che c'ha la mia età, cioè che è vecchio come me, il Super Classifica Show. Mi sembrava di essere un po' il DJ con la palla che fa... Che faceva e adesso ci ascoltiamo l'ultimo brano. Sto sperimentando questa cuffia così che più siccome non c'è abbastanza caldo, ho detto mettiamoci anche una cuffia in testa così poi, come dire, stiamo ancora meglio, stiamo ancora più freschi. Però siccome ho il ventilatore in modalità scorticamento, velocità scorticamento, cioè che toglie la pelle, dovremmo essere, spero che non si senta tra l'altro, perché non è neanche detto che non faccia rumore. Allora, vediamo un po' di cose, così vediamo un po'. E arriviamo sempre a questo momento della settimana dove sono veramente in calo energetico dopo una settimana di lavoro, ma immagino di non essere l'unico, quindi mi lamenterò poco perché suppongo che non sono l'unico in queste condizioni, anzi forse sono anche un privilegiato. Spero che il microfonino si senta bene, che non faccia degli eco strani, però volevo un attimo sperimentare anche questo e quindi ho provato sul gaming, però chiamare i fantasmi col microfono non è come parlare. Tra l'altro sono molto isolato, c'è sempre la musica, quindi che forse è anche alta, perché io la abbasso leggermente un po'. Esatto, il super telegattone. Che c'era il tizio, poi c'era Seimandi che partiva con un bel ciao formato famiglia. Allora io devo dire che lo seguivo, mi piaceva quel programma, però più che altro per la musica e il resto, ma devo dire che quando lui esordiva così, cioè, mi sapeva talmente di vecchio a suo tempo, adesso un po' lo capisco, però della serie una cosa, un saluto veramente talmente fuori moda che è un po' come il saluto dei cronisti della Rai, della Formula 1, un ben trovati, un ben quelle cose vecchie, però potrei quasi adottarlo come un bel ciao formato famiglia in onore di Seimandi che c'è ancora, no? Non è... Oddio, chissà che fine avrà fatto. Sono quasi curioso di fare una ricerca. Di fare una ricerca per vedere se è ancora... dire ancora vivo non è bello, però... Maurizio Seimandi. Che ha 84 anni, c'ha. La miseria. C'è una bella età, ragazzi, Audio limpido e forte e chiaro. Se legge la connessione, sì, quindi perfetto in quel caso. Cavolo, 84 anni, complimenti, del 37, quindi nato a Bengasi, in Libia. È un sacco che non vedo Maurizio Seimandi, grandissimo con me. Ok, allora. Quindi stasera che facciamo? Allora, come... giustamente ho sparso per i social il buon Indiana Jones che si lamenta che sono sempre serpenti. Mi era capitato di vedere una foto di lui con il cobra davanti, io ci ho messo Python e così ho fatto il meme di Indiana Jones che deve vedersela con il serpente, mentre è un cobra, noi invece abbiamo a che fare con un altro tipo di serpente, in questo caso che è il nostro pitonazzo. Quindi andiamo questa sera come cosa da vedere. Ci sarebbe dare un'occhiata ai file, cioè come si accede ai file, quindi iniziamo finalmente qualcosina di un po' più oddio, niente di stratosferico, però almeno già dall'ultima volta abbiamo iniziato a fare moduli, abbiamo iniziato a mettere giù un po' di cose già un po' più strutturate,
e quindi siamo un po' evasi dalla solita sintassi, dalla solita routine, nel vero senso della parola. Abbiamo iniziato a fare qualcosa di un pochino più strutturato. Quindi io quasi quasi mi cambierei la camera, però vedo se di lanciare intanto prima il programmino, e per cui proverei un po' a vedere questo tipo di cose. Allora, vediamo che non mi vada a sbagliare, perché poi non ci vedo un tubo. Questo lo chiudo. Quindi, come direbbe il buon Cracco, Veloce! No, cacchio! cracchio! Ai cacchio! Trombetta, quindi cambiamo il... Oh, vattene, continuava ad avviare il nostro ambientino PyScripter, che ormai abbiamo usato un bel po', e devo dire che, dai, tutto sommato ci si trova abbastanza bene. È un ambiente abbastanza... Visual Studio Code, sì, è meglio, purtroppo nel senso che chiaramente questo c'è un rapporto particolare, perché essendo fatto con Delphi, insomma, magari lo si vede con un occhio più nostalgico, però è anche vero che Visual Studio Code ha un po' di cose che effettivamente qui non ci sono, però c'è anche un viceversa. Cioè, io per una persona che dovesse imparare, quasi quasi, questo lo suggerisco, perché almeno come estensioni, cioè molto spartano, molto semplice, customizzabile, quindi, come dire, non è, tutto sommato è meno malvagio di quello che pensassi, ecco, quindi che è un discreto complimento. Si può usare l'interprete in vari modi, cioè abbastanza anche flessibile e dedicato ai breakpoint. Poi adesso non è che abbiamo scritto delle applicazioni esagerate, quindi, però tutto sommato fa la sua figura molto porca, molto porca. Quindi accesso ai file, molto semplice, quindi delle cose molto semplici. Vediamo un po' le basi, e poi se riusciamo nel tempo, nelle nostre 2 orette che di solito ci dedichiamo, provare a vedere anche la gestione degli errori, ad esempio se nel caso che il file non venga trovato, quindi scatenare degli errori e provare a gestirli, perché fino ad oggi ogni volta che abbiamo incrociato un errore, cioè l'abbiamo, come dire, subito passivamente, cioè abbiamo lasciato che mostrasse un errore sulla console, il programma si interrompesse, morisse lì, l'interprete ci dà tutti i dettagli, ci mancherebbe altro, però purtroppo il programma si interrompe, ma abbiamo la possibilità anche di gestire gli errori, e quindi di prendere il controllo di situazioni anomale e eventualmente provare a risolverle e a rimediare, o dare dei feedback diversi all'utente senza che il programma vada in crash, come farebbe una qualsiasi, poi tutto sommato, applicazione console che non abbia un except in Delphi, un catch in C Sharp, quindi una gestione degli errori di tipo generale, quindi tutto quello che sfugge in qualche modo a una gestione puntuale dell'errore. Come si accede ai file? Allora, l'accesso dei file viene effettuato con una funzione che in realtà fa parte delle funzioni standard, che è la funzione open. Io sto praticamente leggendo in diretta, quindi questa open è proprio già parte di, come dire, di Python. Vedete che c'è già la guida, c'è già scritto tutto. Come parametri accetta il file, il percorso del file, quindi quello ovviamente è una cosa fondamentale che dobbiamo indicare. Se mettiamo completamente automatico, ci troviamo qui dentro anche tutta una serie di indicazioni. Non sono stato abbastanza veloce da recuperare, perché me lo toglie con control, giustamente, quindi perché c'era anche un'anteprima dei vari parametri, ad esempio mode uguale R, quindi le modalità di apertura del file, perché noi possiamo aprire un file per leggerlo, per scriverlo, per azzerarlo,
online, non, close, open air, ci sono una marea di, come dire, di parametri. Intanto vediamo quelli di base partendo da uno che è il percorso del file. Quindi apro i miei apicetti e vado a indicare un percorso relativo, più che altro perché per vedere che sostanzialmente sia in Linux che in Windows, o almeno così mi pare poi di aver letto, si riesca a utilizzare questo slash in entrambi i tipi di sistemi operativi. Quindi, siccome il codice dovrebbe essere portabile, in Windows indichiamo i percorsi con backslash e in Linux con questo, in realtà con questo dovremmo riuscire a rappresentarli entrambi. Quindi anche in Windows si utilizza questo standard in modo da avere uno standard unico che valga su tutti gli ambienti operativi. E poi dargli un percorso di file, quindi in questo caso punto slash mi viene da dire dovrebbe corrispondere ovviamente alla cartella dello script. Ah, giusto. Prima me lo salvo, così vado e faccio una cartellina 10 files, faccio un modulo basics, così vediamo, oppure anzi facciamo open, là, così il codice ce l'ho e ce l'ho a disposizione. E quindi questa open dovrei completarla con il nome del file. Quindi vado a metterci ciao Mr. K, ben arrivato. Vado a metterci, ah, sto sbagliando, stavo cliccando sull'editor su OBS, quindi sono, ci mettiamo, ci facciamo un lorem ipsum, qualcosa del genere. Adesso magari vado, c'è anche il sito di lorem ipsum che genera un po' di testo, ci facciamo un file di testo, proviamo a salvarlo. Lorem ipsum, c'è un sito ufficiale, il mitico Lorem ipsum. Cosa faremmo senza questo algoritmo di generazione di contenuto totalmente casuale che possiamo utilizzare? Un po' la navigazione lenta, ma un buon segno perché vuol dire che intanto sta streamando e spero che continui. Che non ci siano problemi di sorta anche sulla rete. Ok, allora generate lorem ipsum, prendiamo tutta questa bella robina, 5 paragrafi, va benissimo, li metto nel blocco note, lo usiamo giusto per avere qualcosa da leggere, un po' come quando si va in bagno. Ci prepariamo qualcosa da leggere. Allora, vabbè, questa è una battuta molto brutta, diciamo. Salva col nome. E dove lo vado a salvare? Qui dove ho un po' tutti i miei file. Allora, c'ho una cartella con la live dove ho tenuto tutto, forse. Scherzavo, non c'ho, no, l'ho appena salvato, quindi da qualche parte dovrebbe esserci. Ah, eccolo qua. Quindi lo salviamo con il nome, questo qui, lorem ipsum. Ops, sbagliato. Quindi chiudi, il file ce l'abbiamo. Quindi con questa open noi in realtà ci dovremmo andare ad aprire il file. Oh, bello Giancarlo, non ti avevo visto. Avevo qualcosa sullo schermo. Stasera, come vedi, non siamo su Delphi, ma siamo. A prima o poi faremo la joint venture, metteremo assieme questo con Delphi. Tanto mi è arrivato su Instagram una richiesta di. Su un esempio di Alexa con Delphi, me l'hanno già chiesto in un paio di persone e qualcuno che invece voleva parlare del web, con, cioè fare applicazioni web con i front-end. Quindi ci potrebbe essere argomenti interessanti per fare qualche live su queste cose molto particolari. Però l'esempio di Alexa bisogna che lo riprendo prima o poi. Quindi la OpenCV.
apre il nostro file, in questo caso non aggiungo nulla, quindi mi aspetto che lo apra in lettura. C'è un problema, cioè non c'è un problema, diciamo, questa open però mi restituisce un valore che è il file object, cioè è un oggetto che ci consente di agire sul file. Qui forse non lo dice, nella guida che vedo qui, diciamo che restituisce appunto il file stream o qualcosa del genere, col quale noi possiamo interagire. Ecco, qui c'è un problema che in realtà è un problema che abbiamo su Delphi, ma che abbiamo addirittura su .NET, ovvero quando apriamo dei file dobbiamo essere sicuri anche di chiuderli, altrimenti rischiamo di lasciare i file a 0 byte. Quindi intanto per poter interagire con questo file dobbiamo quindi garantire sia di associarlo a una variabile e fare in modo che questa variabile veni. Avevi già fatto qualcosa con Alexa un Delphi? Sì, sì, parlo proprio di quell'esempio lì, di riprendere quell'esempio lì e di rivederlo un attimo, perché sicuramente chissà quanto avranno cambiato sulle skill di Alexa, e vedere se è ancora attuale più che altro, perché magari non funziona più, cioè, sicuramente non funziona più, però magari hanno aggiornato qualcosa. Sì, che ordinavi le pizze con... lì mi ero abbastanza divertito, diciamo, mi aveva incuriosito effettivamente, però implementare tutte le API diventava un bel lavoretto, però magari ci sono delle novità, quindi sicuramente ci ributterò un occhio magari nel mese di agosto. Che... quindi qui come completiamo? Mettiamo una cosa del genere, file stream o file object, e davanti ci mettiamo un with. Questo with dovrebbe far sì, se io ho capito bene, che su questo file stream venga copiato riferimento all'oggetto della open che pilota il file, ma con questo with dovrebbe chiuderlo alla fine del blocco. Quindi dovremmo avere un blocco di istruzioni, come ce l'abbiamo col solito modalità Python, cioè due punti e poi andiamo a capo. Adesso per il momento ci metto un bel pass, perché quando la fantasia manca il pass ci viene in aiuto. Quindi con questo dovremmo aprire il file, poterlo manipolare tramite questo file stream, e questo with sta a indicare che appena usciamo da questa parte centrale il file venga chiuso. Quindi è come un try finally oppure la using di .NET, qualcosa del genere, almeno io come parallelismo lo associo a questo. Come quindi una volta aperto il file, ottenuto questo oggetto, questo file stream, che cosa possiamo fare con il nostro file? Possiamo ad esempio leggerne il contenuto, quindi leggere di fatto il testo che c'è all'interno. Come ce lo andiamo a leggere? Mettiamo contents, che è i contenuti del file, filestream.read, e questo ci dovrebbe leggere tutto il file. Vediamo poi se è vero. Andiamo qui sotto, ci stampiamo contents e vediamo se questa cosa ci dà i risultati sperati o ci dà qualcosa da... o ci fa, come si dice, un dito medio, per dire. Quindi... effetto sonoro. Qui vedo un po' di sbrodolata stampata, quindi direi che qualcosina ha stampato, qualcosa ha fatto. Quindi il testo l'ha caricato e lo ha scritto qui nella console, quindi direi che ha funzionato. Vediamo un esempio, che c'era anche un usava uno toglie i ritorni a capo. Sì, qui c'è un paio di ritorni a capo. Ci aggiunge uno strip per togliere, penso, gli spazi, forse dei ritorni a capo di troppo. Infatti qui adesso non ha lasciato lo spazio in fondo, e se lo vogliamo tutto di seguito possiamo fare anche un bel replace. Ad esempio potremmo rimpiazzare
tutti i barra n, cioè ritorni a capo con una stringa vuota. E così ce lo scrive tutto di seguito. Questo è tutto il testo tutto condensato. Insomma, una volta che abbiamo la stringa, come sempre, ci possiamo fare quello che vogliamo, e questo ovviamente vale per tutti i contesti, a netto che l'abbiamo recuperato da un file o che l'abbiamo inserito a mano dall'utente, siamo ovviamente già a posto. Quindi molto semplice, almeno a livello base, però ci sono ovviamente le complicazioni o comunque gli scenari un pochino più arzigogolati. Ad esempio, potremmo voler fare che cosa? Potremmo voler leggere riga per riga il nostro file, e quindi faccio un altro modulino, ok, giusto per tenere le cose separate. Me lo salvo come 02 lines, perché magari mi piacerebbe leggere il file riga per riga. Andiamo un po' come come dire, gli eroi nomini, andiamo riga per riga. Questa è veramente brutta, questa è proprio rock, è sonoro. Dopo basta, dopo ho finito, che sono stanco, quindi tutte le volte arrivo a questo livello. E allora mi copio però questa parte qua, almeno l'apertura. Oddio, non è che poi mi sia copiato molto, ho fatto una gran fatica. Quindi abbiamo questo, metto pass così, almeno qualcosa ce l'ho, ci ragioniamo. Insomma, parola chiave per dire a Python di non fare niente, è impressionante. Però, quindi abbiamo sempre il nostro file stream. La cosa carina del nostro file stream, se quello che viene detto qui è vero, è che se noi lo enumeriamo con un ciclo for, dovremmo riuscire a enumerare riga per riga. Quindi allora io faccio una cosa, mi metto una variabile row 0, inizializzata a 0, vado qui. Quindi questo è il blocco che fa uso del file. Questo è il blocco for line in file stream, è un ciclo for, quindi dentro dobbiamo scrivere le varie istruzioni del ciclo. Quello che farei è incrementare intanto la riga, così non mi scordo, più uguale 1 o viceversa, tanto non è che ci cambia tanto. E poi farei una stampa di riga, numero di riga, e anche di line per vedere cosa c'è all'interno. Ok, vediamo che cosa combina. Mi mette delle righe vuote. Allora, qualcosa stampato, perché qua sotto, siccome poi il codice è corto, potrei tirare su anche questa parte. Mi stampa dei numeri, ma in mezzo ci sono delle righe vuote, perché secondo me sta mettendo giù, dovremmo controllare magari che la riga, cioè siccome c'è il ritorno a capo, c'è un altro spazio, c'è una riga vuota, però effettivamente è giusto. Quindi c'è una riga vuota, poi c'è la terza, la quarta è vuota, la quinta, quindi tutto sommato quello che vediamo è corretto a tutti gli effetti. Quindi questo può essere un modo. Più che lines, questo era un row by row, potremmo dire, cioè riga per riga. Un'altra cosa potrebbe essere leggere tutto il testo come abbiamo fatto prima, però come dire, leggendo le righe, cioè tenendo le righe separate, ma leggendole tutte in un colpo fino alla fine. Quindi non so se lo posso rinominare da qui. Editor option, no, dovrei creare un progetto probabilmente per nominarlo, però potrei fare così. Allora lo apro, guardo in apertura del file, allora lo chiamo line by line, ok, e poi faccio una copia che chiamo all lines, qualcosa del genere. Quindi copia dello script, però adesso andiamo a sostituire quella parte qui con qualcos'altro,
ovvero con che cosa lo andiamo a sostituire con un banale, anche questo non mi serve, con un banale lines uguale file stream punto. Qui ci sono tutti i metodoni che possiamo usare, ad esempio readline legge una riga alla volta finché non arriva alla fine del file, readlines le legge tutte e tira su più righe, quindi questa è veramente e poi le andiamo a stampare. Sarebbe interessante vedere cosa stampa, perché il concetto qual è? Se noi leggiamo più righe alla volta, come fa? Metti uno strip, cioè mi devo spogliare? Allora, intendi qui o da un'altra parte? Forse nel file, quello di prima intendevi. Quindi readlines, come fa a leggere tutte le righe e restituirle? In realtà quello che ci restituisce, come vediamo da questo inizio, è una lista. Quindi le righe vengono lette e vengono restituite come lista, in modo da poterci fare poi anche eventualmente un ciclo for line in lines. Possiamo stampare la riga, facciamo lo striptease come richiesto e otteniamo sempre le nostre righe. Quindi read lines, leggendo più righe, ce le dà separate, in una variabile abbiamo la lista con le righe. Quindi una volta che abbiamo la lista, sapete che possiamo fare i sort, possiamo fare un reverse, possiamo fare aggiungere delle nostre righe, togliere, possiamo fare tutto quello che si può fare tipicamente con una lista. Quindi le liste le abbiamo già, su questo lo chiudo, anche perché mi abbaglia. Quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo, in questo caso stampare le righe intere, ciclare, possiamo fare un po' tutto quello che ci viene in mente. Quindi se stampiamo la lista, ovviamente Python rispetta il formato mettendo questa iniziale, e poi da qualche parte ci sarà anche la virgola, immagino. Sì, vedi qua c'è, fa vedere che comunque, ecco, a differenza di .NET e a differenza di come dire, di altri framework, cioè il fine riga lo separa, ma in questo caso viene incluso, quindi dobbiamo trovare il modo di, come dire, di ripulire eventualmente le righe da questo ritorno a capo se non ci interessa. Infatti giustamente la riga vuota è formata da ritorno a capo. Questo possiamo farlo con questo strip o con questo replace. Possiamo andare, oppure in alternativa potremmo dire, potremmo chiamare questo, non c'ho un po' di refactor qui, neanche morto? No, però ce l'avevo, che non mi ricordo, niente. Potremmo chiamarlo all lines, ok, print all lines, e potremmo fare un, oppure ancora più esplicativo, row lines, cioè le linee grezze, clean lines, clean lines for line in row lines, clean lines append line.strip, non split, è un'altra cosa, print, vediamo un po' che cosa, proviamo un po' a fare un po' di pocci, come si dice. Sì, in questo caso lo strip ci ha tolto, toglie tutti i caratteri comunque tipo spazi, torni a capo, perché la seconda lista, la prima lista finisce così con barra n, c'ha dei barra n anche qua in mezzo, la seconda invece non c'ha nulla e l'abbiamo ripulita. Quindi ci saranno sicuramente modi migliori, qualche lambda per fare la stessa cosa, però insomma anche in questo caso potremmo
possiamo abbastanza facilmente lavorarci sopra, togliere quello che non ci serve. Quindi lui ce lo lascia. Immagino che ci siano anche qui delle... Ho visto che ci sono dei flag. Quindi adesso lo provo. Perché siccome siamo qui per provare, proviamo 04 flags, me lo segno. Cioè, ho visto che quando andiamo ad aprire il file, ok, abbiamo delle operazioni in più. Allora, sul mode, sulla modalità sono già, però ho visto questo new line ed ero curioso di capire. Se me lo dice, se c'è modo di saperlo, se fa qualcosa o forse serve per dirgli la sequenza, magari. Quindi forse in questo caso è il default e non cambia nulla. Oppure se è un true false per dirgli di tenerlo oppure no. Qui vedo che mi ha messo tutte e due. Se metto questo barra R, barra N, barra R, le mette tutte. No, quindi sono io che non ho capito. Sono io che non ho capito a che serve quel parametro, quindi me lo andrò a studiare oppure andiamo a vedere nella documentazione ufficiale. Python open new line. Qual è l'utilizzo di questo parametro? Che il default è none, quindi non so. Chiudiamolo. Cosa fa l'argument new line? Stack overflow viene addirittura prima della mapping to dictionary, check the quoted field, new line, open sf, fread. Ok, questa roba l'abbiamo già fatto. Quindi diciamo che fa una conversione, cioè possiamo indicare qual è il ritorno a capo che vogliamo se mettiamo none, non... Ma la documentazione... è qualcuno che chiede come leggere i file senza new line. Il video no, non mi rompo le scatole con questo video. Split lines, ah ok. Aiuto. Split suddivide in base al separatore, ok, cioè quindi dalla stringa legge tutto e poi split in base al ritorno a capo. Oppure applica strip, ok, questo è quello che abbiamo fatto anche noi. Slicing, ok. Sì, diciamo che nessuno di quei metodi, nessuno di quei parametri ha a che fare comunque con la pulizia del... Bisogna lavorarci sopra e quindi uno se lo tiene oppure... vabbè, poco male, non è che sia così. Ops, ho chiuso l'interprete senza volere, ma vado qui. Layouts, il mio layout Twitch. Dedicato per Twitch che tira su le cose che servono, ok. L'ho già ripristinato allora. Quindi qui abbiamo provato riga per riga, quindi possiamo leggere le righe di un array, riga per riga, quindi ciclare e tirare su delle righe, possiamo fare in questo modo. Un altro modo che possiamo adottare è quello. Beh, intanto dobbiamo anche scriverci dentro un file, possibilmente. Quindi, come ci scriviamo? Apriamo il nostro script, cancello un po' di roba, mi vado a prendere il primo esempio, che era quello con dove non c'era praticamente nulla. Ok, qui questa roba non mi serve. E quindi facciamo un esempio di write
lines, scriviamo delle righe di testo, quindi siccome le abbiamo lette andiamo a scriverle. Come scriviamo delle righe? Beh, questo file stream o file object o file, come chiamatelo come volete, ha dei metodi, come hai dei metodi read, anche dei write, che ci permette di scrivere delle stringhe in output e quindi di andare a stampare delle stringhe. Ad esempio potremmo scrivere, chiudo, beh no, lascio un attimo il browser che magari mi può servire per qualche cosa. Quindi dicevamo, vado a scrivere una stringa, è chiaro che se voglio fare delle righe vere e proprie, tipo I love Python, una cosa del genere, e mettiamo un barra n se vogliamo andare a capo, file stream.write, e poi posso scrivere but I love Delphi more, eccetera eccetera, e quindi con i barra n facciamo ovviamente ritorni a capo. Qui lo chiamo message, e però dobbiamo aprirlo in modalità scrittura. Come facciamo? O scrivendo modo uguale o comunque usando il posizionale, perché comunque il parametro che andiamo a scrivere occupa questo spazio. Possiamo scrivere v oppure mod uguale v, se non ricordo male, così siamo anche più espliciti. In questo caso apriamo il file per la scrittura. Quindi se eseguo questa roba qui non vedo errori, però per sapere se ha scritto qualcosa dobbiamo andare a vedere nella cartella. Vediamo, c'è un message, provo a aprirlo e abbiamo il nostro messaggio. Ok, bello, scritto lì. Quindi direi che la scrittura funziona. Ho visto che c'era anche un qui file stream è accessibile ma è già chiuso. C'era un write lines, scrivo una lista di righe sullo stream. Ok, scrive più righe, ma comunque dalla documentazione le scrive tutte assieme, ma dobbiamo sempre mettere noi i ritorni a capo. È un po' pigro questo write lines. Quindi questo può esserci utile, perché se facciamo ad esempio una cosa fatta così, pizzas, abbiamo le nostre pizze, le famose pizze, pizzas, mettiamo margherita capricciosa marinara, diavolo, eccetera eccetera. Possiamo stamparli tutti in un colpo, però il discorso è che abbiamo bright lines, in realtà però il concetto che ci manca da tutte le parti il ritorno a capo, quindi io penso che le scriverà tutti di seguito. Proviamo a eseguirlo. Andiamo a vedere che cosa ha scritto, magari mi sbaglio io, ma non credo, infatti ha scritto tutto attaccato. Beh, è un metodo che poi vale fino a metà a questo punto, perché cioè, se devi scrivere tutto attaccato, se sono righe, fai righe. Cioè, si chiama write lines, ma non scrive delle righe, a meno che io non metta delle introduzioni di riga creando le righe, quindi diciamo che non è che non mi ha favorevolmente impressionato, ma comunque poco male, perché possiamo fare una cosa del genere e scriverla riga per riga, però mi sembra un po' uno spreco. Cioè, possiamo scrivere P più, ovviamente, il ritorno a capo, però come dire, come diceva qualcuno, questa la segnavo anch'io, perché se devo farlo a mano l'avrei fatto anche subito. Se mi dai un metodo write lines, qual è la differenza? Adesso il ritorno a capo ce l'ha messo, però in realtà ce l'ho dovuto mettere io, quindi mi lascia un pochino perplesso. A meno che proviamo se
Questo può avere degli effetti in qualche modo sulla scrittura, anche se qui, come si fanno a vedere, dovrei togliere questo qui e vedere se cambia qualcosa, magari metterci questo, ma sa che questo abbia a che fare solo con la lettura, quindi non cambi, no, niente da fare. Quindi questo è l'influente e questo ci va, questo va scritto così, ok. È anche vero che queste sono quelle funzioni primitive, magari ci sono delle librerie un po' più evolute per lavorare con i file in maniera un po' più... in maniera un po' più, come dire, con un po' di feature in più, quindi io ho trovato questi al momento, quindi mi sto divertendo con questi e faccio questi. Se nelle stringhe della lista Judy in coda, i write e write line li preferisco, cioè quantomeno write e write line non sono la stessa cosa, perché write line espressamente aggiunge, se nelle stringhe della lista aggiungi in coda barra n, me lo mette solo nell'ultima, a meno che tu non intendi in ogni stringa, e a quel punto però devo, cioè tu dici qui, ok, ma questo è, cioè allora preferisco lasciarlo così e farlo con un ciclo, perché magari mi aspettavo che questo tipo di operazione la facesse la, come dire, la write lines, invece in questo caso, cioè la write lines prende più valori ma alla fine li concatena e quindi non, come dire, non mi cambia la vita da questo punto di vista, per cui mentre nel in .NET la file write all text scrive il testo, se scrivi write all lines e gli passi un array di stringhe, ogni array ci ritorna a capo con il suo separatore a seconda della cultura, del formato che viene indicato, quindi forse sono io che non ho, parebbe di no, nel senso esiste, però esiste solo dal punto di vista che la write prende una stringa, la write lines prende una lista di stringhe, ma in ogni caso le metti in output senza ritorno a capo, quello ce la devi aggiungere tu. Quindi la differenza è tra scrivere una stringa solo o scriverne n, ma comunque non mette separatori. È vero che magari ci sono qui anche delle join, join, c'è la join qui, è qualcosa in giro, string python string, cioè, avevo usato qualcosa di questo tipo, join, cioè magari devo trovare il modo di mettere questo in ogni stringa. Quindi ad esempio, se prendo questo esempio qui, ah, perfetto, forse con questa join my tuple plu, allora aspetta che forse ho trovato, come diceva il bandolo della carcassa, come diceva Pozzetto in un film dove dovevano disbrigare un morto che si era incricato. Allora provo a fare così, allora me lo porto di là. Ok, faccio un esempietto che lo chiamo, beh, questo è il mio write lines real, cioè per dire write join, cioè quello che voglio testare è che queste sono le mie stringhe, ok, apro il file per la scrittura e vado a fare file stream write lines, lui mi dice la lista e te la metto fuori esattamente com'è, però se io gli faccio un ritorno a capo, ok, con il join di quello che c'è qui,
Allora, prima provo senza. Ok, questa è pizzas, quindi lancio, non mi dice nulla, vado qui, mi apro il file e li trovo scritti come prima, tutti attaccati. Ok, a questo punto faccio così, lo rilancio, vado a vedere, potrei aprirlo con un altro editor così faccio prima, ma... Ah, adesso è andato a capo. È andato a capo, però tranne l'ultimo, che in realtà mi sta bene, cioè ogni riga è diversa, quindi l'ultima riga che non ha una riga successiva è giusto che non mi metta e ritorna a capo. Quindi questo potrebbe essere... Io di solito sono abituato a usare il join in maniera diversa, cioè beh, passandogli la lista, ok, però come parametro avere il separatore. Beh, questo si direbbe che funzioni. Ah, ok, cioè si usa abitualmente proprio il separatore, quindi non c'è nulla, non esiste la join. Quindi la stringa è il separatore, quindi un separatore, se noi lo usiamo chiamando una join, unisce tutti questi elementi mettendoci il separatore tra l'uno e l'altro. Quindi se metto il ritorno a capo abbiamo un modo di scrivere le stringhe. Ecco, in questo caso probabilmente se avessi usato la write non avrebbe gradito perché lui si aspetta una stringa e non l'ha fatto lo stesso, vediamo cosa ha scritto. Mi avrà scritto list o... no, funzionato lo stesso, quindi... Non comprendo. Ah, ho capito. La write prende una stringa. Questa in realtà diventa una stringa, non diventa una lista di stringhe, ma diventa una stringa con questo unite. Quindi che io uso write o write lines non cambia perché la write scrive una stringa sola e quindi mi sta scrivendo una stringa univoca che però contiene questi nomi uniti dal separatore. Cioè questa join non fa una lista di stringhe con il ritorno a capo, ma prende questo, lo inframmezza alle varie stringhe e fa una stringa praticamente fatta così. Cioè arriva Margherita, e poi c'è barra n, e poi c'è capricciosa, eccetera, eccetera, barra n. Quindi quando io faccio write, lui scrive questa stringa e ho le righe. Se faccio write lines, lui scrive il parametro come se fossero delle righe, ma essendoci una stringa sola, sta scrivendo una lista cioè sta scrivendo un'iterazione che è fatta da una sola stringa e quindi di fatto scrive sempre solo una riga. Questo poi è il punto del discorso. Quindi sto chiamando un metodo che scrive più righe passandone una, o il metodo che ne scrive una passandone una, l'effetto è lo stesso. Quindi posso usare la write perché in realtà sto già componendo la stringa in questo modo. Questo può essere un'alternativa per unire in fretta i valori. Se dovessi fare un CSV ci metto un punto e virgola e ho già messo assieme i miei dati, anche se col CSV userei delle altre librerie un pochino più, come dire, un po' più furbine, un po' più cazzute, è un po' più... Però sì, come dire, non è che ci perdiamo la vita, quindi qui ci vorrebbe il commento di Bastiani. Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato perché mi sembra che tu ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti con il nostro tempo, bravo, complimenti. La cosa più interessante, grande Bastiano, è iniziare a usare magari qualche formato di file un pochino più strutturato, cioè vabbè che fa il file di testo, scrive sempre in append, c'è un modo per usare il file, beh no, adesso sta facendo un rewrite. Cioè sta riscrivendo ogni volta il file con le quattro pizze, quindi cioè il file lo sta riscrivendo a tutti gli effetti. Perché con la V, secondo me se ci metto invece la A,
e prova a lanciare il programma. Io eseguo il programma, se vado a vedere cosa c'è qua dentro. Aspetta che lo apro con, chiamalo con Visual Studio Code o qualcosa del genere, così almeno lo vedo. Cioè, noi stiamo facendo un rewrite. Adesso se metto la A non ho dato errore, quindi è una modalità che accetta, però bisogna vedere che cosa ha combinato. Eccolo che va in append. Quindi noi fino adesso abbiamo fatto la rewrite in realtà con la V. Nel momento in cui scriviamo il file viene cancellato e sovrascritto. Con questa A lui è ripartito a scrivere Margherita e la lista direttamente da qua, infatti abbiamo come append. Quindi sarebbe bene alla fine metterci anche un ritorno a capo per evitare che faccia questa cosa qui se vogliamo andare in append. Quindi la rewrite è quella che abbiamo fatto abitualmente. Con la V, con la A andiamo in append, con la R andiamo in lettura, quindi ci sono tutte le modalità. Se lo lancio adesso il programma e torno qui, tac, quello che è. Però non ho ritorno a capo sull'ultima. Quindi qui lo posso lanciare quante volte voglio che non lo trovo immutato. Se invece inizio a metterci una A e lo lancio. Torniamo qui, ecco che vediamo che a me scrive in append e sto usando lo stesso TypeScript. Sei sicuro? L'hai chiamato mod, l'hai chiamato correttamente, hai messo mod con la maiuscola. Perché magari se sbaglio a scrivere il parametro, lui lo passa lo stesso, ma siccome non è mappato a nulla, lo ignora e poi come mod prende il default. Infatti adesso provo a non metterlo e vediamo cosa combina. Magari va in errore perché fa solo, no, vuole solo il read. Quindi giustamente se non metto un mod vuole solo. Boh, a me sembra che funzioni perché ho appena provato, quindi come si dice, mistero della fede. Sembra strano che abbiano fatto questo tipo di, che adesso li sta riscrivendo e ha scritto solo le solite 4, quindi ha cancellato tutto. Che c'è? Oh, un update, ma che caso strano, c'è un update ogni 5 minuti. Quindi a me al momento sta funzionando così, però potremmo anche Files, ne abbiamo, non ce n'è. Io Brightcreate Files, ok. C'è una open. Quindi A va in append e V va in write. Quindi bisogna controllare che magari tu l'abbia scritto in colpo il codice. Open risorse mod uguale w doppio sfstream for p pizza write lines. Ah, non è che quelle risorse lì è un percorso dove non puoi scrivere sempre, oppure controlla anche che magari. Fai anche questo controllo anche di aver salvato lo script, perché io un bel po' di volte lo lancio, ma non avendolo salvato, lui mi sta eseguendo il precedente, quindi se stai usando un editor, controlla di aver salvato anche lo script. Perché se l'editor è quello esterno, ti lancia il file e nel file trova la versione vecchia del codice. A volte mi scordo di salvare e quindi se uso quello integrato non, a volte non, cioè non me lo fa, invece se uso quello remoto viene invocato un exe e gli viene passato il percorso del file e lui lo esegue come lo trova, quindi a volte ci trova. Nelle live precedenti mi è capitato milioni di volte di non aver salvato il file, quindi per il resto dovrebbe funzionare esattamente come da manuale, quindi potrebbe anche essere quello.
oppure non vorrei che intervenisse qualche virtualizzazione se quel percorso lì ha un po' di... non è ad esempio in un path che ha lettura e scrittura per l'utente, quindi in documenti o in un file, in un path. Però ovviamente sono tutte ipotesi e non credo sia cambiato con le versioni perché insomma questa è una roba un po' già vecchia, quindi con la X fa un file nuovo, quella V lo crea se non esiste, ci scrive dentro write, append, create. Alla fine sono poi queste le funzioni, non è che ce ne sono tantissime, quindi in teoria potrei banalizzare con works on my machine. Da me funziona, come si dice tipicamente gli sviluppatori. Infatti, ecco, da me funziona è diventato talmente una prassi che è nato Docker, cioè da me funziona e ti do il da me come cosa configurabile che puoi lanciare, puoi utilizzare. Quindi... Ok. No, volevo, perché mi è venuto in mente, volevo far vedere un grande acquisto che ho fatto vedendo la live qualche sera fa, delle mitiche le call card. Ah, mi sono invertito. Ho scritto: posso andare in bagno? Oppure, se non sentite bene, mettere si può ripetere. E quindi, se qualcuno compie gli anni, auguri. L'ho visto in una live qualche sera fa e non ho potuto fare a meno anch'io di fare un acquisto, come un incauto acquisto. Sono una subdirectory della cartella con gli script di oggi. Mistero, mistero. Hai rotto Python, non so. O non ricarica il file quando tu lo vai a aggiornare, oppure. Però mi sembra che, come dire, a me funzioni così, mi sembra abbastanza. Vediamo un'altra. Questo semiblocco si può usare, questo sei frizzato. Questa me la tengo, questa direi di usarla in questo momento, la serie andiamo avanti. Adesso me tengo quelle che potrebbero essere utili. Sì, guardavo Fabio Biondi, infatti è quando abbiamo fatto il ride che c'era. Alcune sono un po' fricchettone, cioè questa qua c'è un bel tocco ferro. Ah, alla fine è un'idea carina, dai, tutto sommato si cerca di, come dire, di fare un po' di... E c'è anche quella Jolly, c'è quella Jolly che posso disegnare, non ho ancora pensato a cosa poterci disegnare sopra, ma... Però è un'idea carina. Un po' costosa, 15 euro sono, però bastava scrivere c'è una parte che va in beneficenza e le ho comprate. Mi serviva solo la motivazione frivola per comprarle. In realtà ho fatto acquisti ben peggiori, cioè ho preso un aspiratore della Dyson e quello è stato molto peggio. Però devo ammettere che fa il suo mestiere, è abbastanza violento, perché in questa casa con il mio aiutante programmatore succede spesso che tra pelurie che lascio in giro e altre cose ci vuole la forza bruta, e quindi ho guardato qualche filmato su come usare l'aspiratore e ho visto che fa la conta della grandezza delle particelle.
ho visto qualche filmato dove qualcuno raccoglieva milioni di particelle, io sono arrivato a un conteggio di miliardi appena l'ho appoggiato, e quindi l'economia domestica la lasciamo alla prossima live. Quindi proseguiamo gli esempi. Allora, volendo avere qualcosa di un pochino più, come dire, interessante da leggere e scrivere come struttura di file, e volendo memorizzare anche dei dati un pochino più strutturati, perché con le stringhe è facile, stringhe, i numeri li possiamo convertire, diciamo che salvare delle stringhe è una cosa abbastanza banale. Ma ad esempio potremmo voler aver voglia di salvare, in realtà, cioè voglia no, ma magari necessità di salvare dei dati, degli oggetti, quindi o dei dizionari o comunque delle strutture che devono essere poi ripristinate così come sono, e usando un formato sempre testo, ma con una struttura, una sua logica, come, indovinato un po', ad esempio il JSON, quindi un file che ormai, che io un po' detesto in realtà, soprattutto quando viene usato per configurazione. Io ho un odio viscerale per usare JSON in configurazione, e un odio viscerale per lo YAML in qualsiasi contesto, cioè, perché lo trovo insopportabile, non so. Bel fileini, cavolo, con le sue belle sezioni, più chiaro di quello non esiste, secondo me. Perché il file JSON, se ci vado a mettere dei percorsi, mi devo duplicare tutti gli slash, devo impazzire. Ecco, forse qui non avrei questo problema, perché i percorsi li metterei con la barra dritta, quindi un po' come con la nave, barra dritta, e quindi detto questo, proviamo a testare il funzionamento, in questo caso del formato JSON. Come lo testiamo? Beh, intanto mi faccio un modulino. Da eseguire, quindi allora in questo caso c'è un supporto nativo da parte del, come dire, se mi viene la parola di Python, ecco, non mi veniva in mente, ovvero una volta che noi apriamo un file per la lettura e la scrittura, abbiamo un modulo che fa già parte di Python, che ci permette, ci fornisce delle funzioni, quindi è incorporato, è già di serie, già out of the box, nonostante sia dentro la box, con delle funzioni che ci consentono di leggere, scrivere, di manipolare il JSON. Quindi diciamo che quelle funzionano a prescindere dalla questione dei file, però ovviamente usate in combinazione ci consentono di fare anche la serializzazione, lo streaming dei dati. Ad esempio, supponiamo nel nostro editor di voler salvare le solite pizze. C'è ancora la pizza, no, qui. Quindi avere la lista di, o di pizze o di numeri, oppure di, beh no, i dati complessi, il dizionario lo facciamo noi. Pizzas, quindi margherita, bufala, marinara, quattro stagioni, capricciosa, diavola, eccetera, eccetera, e di volerlo salvare in un file, ma in formato JSON. Quindi intanto per salvare il file dobbiamo fare la open, metto il percorso locale, scrivo pizzas, però JSON, perché voglio salvare con questo nome, in modo che sia riconoscibile. Ovviamente dobbiamo aggiungere come mod la scrittura per scrivere il file, e in questo caso lo chiamo JSON file o file object. Tanto poi il nome della variabile non è indicativo. Qui faccio un pass, perché poi che vado a fare? Quello che devo scrivere, quello che devo fare è scrivere in quel file la rappresentazione JSON di queste stringhe, fondamentalmente. Quindi, come faccio? Prima cosa devo ottenere la rappresentazione JSON, o in qualche modo usare una funzione
che interagendo con la mia struttura dati, con il file, mi faccia la serializzazione. Io ovunque voglia, in qualsiasi momento, posso fare una import, okay, di JSON, che è un modulo, un sottoinsieme della sintassi JavaScript. Abbiamo un modulo che espone un API con diverse funzioni, e qui tra l'altro iniziamo già a vedere nella guida incorporata un po' come spara fuori delle chiavi, degli oggetti, ordinando addirittura le chiavi, quindi anche in questo caso abbiamo comunque delle funzionalità abbastanza evolute. Quindi questo modulo, devo salvare, quindi JSON, chiamiamolo dump. Questo modulo ha una funzione dump che ci consente di, quindi noi potremmo fare un from JSON import dump e caricare la funzione, oppure banalmente lasciare import JSON per importare il modulo e mettere sotto al cappello JSON tutte le funzioni di questo modulo che vediamo qui, dump, load, c'è di tutto di più. Ad esempio dump fa la scrittura, fa il dump, quindi prende un oggetto, è un file object, e serializza di fatto all'interno dello stream. Quindi dump vuol dire prendi pizzas e JSON file, fai il dump all'interno del file delle mie informazioni. Se lancio questa roba qui non vedo errori di sorta, ma se vado qui, ecco, magari riesco a recuperare anche il file pizzas.json, mi trovo questa bella roba qua. Mi trovo la stampa, il dump in JSON dei miei valori. Quindi poi quello che posso fare è, non so, svuotare la lista, assicuriamo che la lista sia vuota, e poi magari tornarla a caricare, cioè fare la stessa operazione però con mod R in questo caso. E in questo caso come facciamo a recuperare i valori? Mettiamo in pizzas, ok, chiamiamo la funzione che si chiama load, passandogli l'origine dati che è il nostro JSON file. Quindi le funzioni dump, oggetto e file scrivono dentro, e load prende il file e recupera la struttura come parametro di ritorno. Se provo a fare un print dovrei ritrovarmi, dovrei partire inizialmente con le pizze, salvarle, svuotarle, trovarlo vuoto e poi ripristinare in questo caso la lista alla fine. Faccio play, ecco qua che ci troviamo pizza, lista vuota, e di nuovo la lista delle pizze che andiamo a ricaricare dal file. Quindi pare che funzioni, insomma, in maniera abbastanza discreta, molto easy, molto veloce, perché comunque come dump, insomma, dà un supporto integrato, e quindi ci sta, perché comunque, insomma, più usato di questo formato, io direi anche più abusato. Comodissimo il fileini, sì, cioè, perché comunque di testo è comprensibile, ha una struttura che non arriva mai a essere, cioè è gerarchica, però più di due livelli, è vero, può essere limitativo, ma da un lato vuol dire che più di due non ne hai e non vai a costruire dei grafi di oggetti che poi diventa più difficile da gestire, momenti da leggere che non ha indentazione, se lasci righe vuote, metti commenti, li ignora. Poi invece nel JSON non c'è modo, a meno di non usare una versione custom, di andarci a ficcare dei commenti in qualche modo, a meno di non mettere delle proprietà e di scriverceli usando qualche trucchetto. E quindi, insomma, non è, come dire, secondo me ha ancora il suo perché. Però quando si dice usi ancora i fileini, si passa irrimediabilmente per gente antica, che quando un file è efficace funziona, al netto del file che anche il JSON non è nuovo perché ha 20 anni, quindi
andiamo sul sito, andiamo a vedere quando è stato inventato. E il JSON, e l'INI come il file JSON, ha un vantaggio che non esistono altre versioni, non è come l'XML che magari c'è lo schema, cioè è fatto così, così è, così rimane, non ci sono evoluzioni ed è bello così, quindi è vero che sembrano un po' dei discorsi da vecchietti che si dice ma una volta ai miei tempi, però a volte secondo me non sono apprezzati come dovrebbero, sono un po' bistrattati perché si pensa che si vada a gestire ancora con... cioè sono associati ovviamente a un passato, però di Windows, però io posso usare quel formato e non avere nulla a che fare con Windows, cioè semplicemente è un tipo di formato che dalla sua chiave valore è molto semplice, non ha tipi, non ha rotture di scatole, quindi è perfetto secondo me da questo punto di vista. Ok, quindi questo diciamo rientra sempre nell'ambito di una lista, però per memorizzare degli oggetti interi in realtà noi quello che andremmo a serializzare sono dei dizionari, quindi anche il JSON alla fine, essendo gli oggetti JavaScript e dizionari chiave valore, sono un formato per andare a salvare dei dati chiave valore. Quindi se vogliamo salvare qualcosa di più strutturato, possiamo aprirci un altro modulino e che cosa ci andiamo a scrivere? Boh, invece che una lista potremmo andare a creare qualcosa di più specifico, tipo non lo so, che poi non è così difficile da fare perché facciamo una variabile e creiamo un dizionario. Il dizionario possiamo scrivere tutto di seguito oppure indentare e usare ad esempio first name e che nome del campo, scrivo Marco, last name ieri, poi ci scrivo la location oppure address, e qui possiamo fare di nuovo un altro dizionario con street e il nome della via delle primule, indirizzo più usato in Topolino, in Paperino, City, Paperopoli, che ne so, poi metto, è giusto per avere un po' di ciccia, contacts, posso mettere mobile e qui ci scrivo più 39 329 123 4678, fax, chi ce l'ha ancora il fax, più 39 0 123 45, etc. Quindi abbiamo una struttura con un dizionario. Sì, facciamo JSON object object. E quindi come lo salviamo su file? Banalmente, così come ci abbiamo salvato la lista, mettiamo user JSON mode dump user info. Ok, andiamo a eseguire questo codice, non mi dà errori. Se vado qui a vedere qui dentro se ha creato il file, me lo trovo e me lo trovo. Adesso me lo formato pure, format document, così lo si vede anche meglio insomma. E troviamo, beh, non me l'hai proprio formattato tutto, ma ti sei, però hai fatto proprio sul primo livello, quindi anche Visual Studio Code ha il suo livello di pigrizia, bisogna dire. Ok, così praticamente è esattamente come l'abbiamo usato all'inizio, niente di più niente di meno, quindi non è che poi sia così diverso. Se proviamo quindi a rileggerlo,
cosa potremmo fare? Potremmo fare una open in read. Ok, quindi questo usato con questo with garantisce che il file venga chiuso, cioè che al netto di questa variabile qui, quando fate il dump, prima di fare questa open il file venga effettivamente chiuso. E quindi, e qui scrivo print json.load json file e mi aspetto, quindi lo metto direttamente in riga, quindi mi aspetto che stampi il contenuto del file, o meglio non il contenuto, ma in realtà deve essere fatto così, perché essendo un dizionario lui cosa fa? Mi interpreta ovviamente il JSON, me lo carica come dizionario e trova, ricostruisce fondamentalmente la struttura che poi io ritrovo scritta di seguito, perché gli effetti, quando faccio un print non sto stampando il JSON, sto stampando la rappresentazione come stringa del dizionario tipico Python, e quindi, come vedete, ha ricaricato esattamente quello che ha precedentemente salvato, niente, niente di più, niente di meno. Quindi non ho usato user info, proprio caricato e salvato, cioè salvato e ricaricato il file in lettura e lo stampa esattamente. Quindi questo può essere ovviamente più utile piuttosto che fare un stampare le righe o stamparsi sotto forma di testo dei dati, usare JSON e fare un dump, oppure usare una libreria che magari supporti un formato di cui noi possiamo fare tranquillamente un dump delle nostre strutture dati. Quindi quello poi alla fine è il vantaggio. E lui fa una piega, scrive, legge, fa il dump abbastanza, in maniera abbastanza tranquilla. Poi ho visto che c'erano varie modalità sul dump, ovvero facendo virgola, non so come fargliele generare, però forse nella documentazione è scritto, adesso non trovo più niente perché ho tolto il parametro. E si è incriccato, non è... Vabbè, c'erano delle short key, mi sembra, quindi qualcosa del genere. Non sort, ma sort. L'ho visto prima nella documentazione. Dov'è? Python JSON, ecco qui comunque troviamo di tutto di più. JSON loads. Questo dumps direi che è quello che lavora con le stringhe, secondo me. Cioè il dump, sorry, scrive su file. Quindi nel momento in cui io apro qui, non funziona più il completamento del codice, figurati. Ah sì, per qualche motivo si è bloccato. Ah, è qua. Short keys uguale true. Se aggiungo questo, volevo fare una prova. Lancio e quando rileggo, esatto, trovo ad esempio address, qui dentro trovo city, street, poi contact, trovo prima il fax e poi mobile perché c'è la F e la M. Ad ogni livello A, C, F, L e poi di nuovo qui dentro FM, CS, ci sono tutti e tutte le chiavi sono in ordine alfabetico all'interno dell'oggetto JSON, e quindi andandolo a ricaricare mi crea un oggetto fatto in questo modo. Se metto un false, quello che lui fa probabilmente è proprio salvare così come sono inserite nel loro ordine, che potrebbe anche essere più comodo.
Vision, è arrivato Vision for All, ci stiamo divertendo con i file, si fa per dire, quindi è il momento di riassunto, riavvolgimento, l'effetto riavvolgimento, abbiamo salvato un po' di testo nei file, abbiamo riletto, stiamo provando il JSON, che non è quello di venerdì 13, anche se io in tutte le slide in cui cito JSON ci metto sempre la maschera da hockey perché mi diverte la citazione, anche se ormai è inflazionata, ma è il formato di JavaScript per rappresentare un oggetto e quindi possiamo leggere e scrivere la nostra struttura dati e come dire, rileggerla da file con questa struttura dove mettiamo dentro chiave valore, chiave e valore che è un dizionario con altrettanti chiave valore, perché c'è molta affinità ovviamente tra gli oggetti, i dizionari Python e gli oggetti JavaScript, potremmo quasi dire che sono, non dico la stessa cosa, ma molto simili, a netto delle differenze in JavaScript dove c'è il prototype, sono una serie di cose molto molto specifiche che penso che in Python per fortuna non ci sono. Fortuna no, perché è divertente usare prototype in JavaScript e fare scrivere delle cose che possono diventare anche un po' illeggibili. Quindi, allora, che ci rimane da vedere? Quindi più o meno come con i file abbiamo preso un po' di dimestichezza, niente di che. Ho perso un programma che avevo qui. Ah, ok, ecco, infatti dicevo dove l'ho messo. Un'altra cosa che possiamo vedere, perché in questo caso inizia, come dire, a essere un po' il soprattutto con i file, può capitare ad esempio che un file non esista e quindi di intercettare gli errori, di dover intercettare un errore, perché se il file che andiamo a caricare è stato rimosso, ovviamente non possiamo andare a caricare quel file, per cui leggo la chat con un ritardo madornale io, perché vedo che c'è un delay, però per evitare che cadesse la linea, quindi se vedete che rispondo ritardissimo, al momento c'è un 71 secondi, che c'è un minuto di delay, che è strano, è un po' troppo alto, però vabbè. Quindi è un po' come le foto del James, quando voi vedrete che io sto bevendo, in realtà ho già bevuto e la mia immagine arriva in differita. Quindi divertiamoci un po' con la gestione degli errori, ovvero se noi andiamo qui a mettere una bella istruzioncina, che muoio me la, come si direbbe, me la vado a caricare da qui. Allora, mio lorem ipsum, ok, vado a caricarmi questo file, però non da questa cartella ma da un'altra cartella dove il file non c'è, perché qua ce li abbiamo tutti, quindi facciamo un 11 errors e faccio 01 errori nei file. Ecco, se provo a caricare un file da questa cartella dove non c'è questo not found txt file stream, lo lancio, dovrei aspettarmi quindi di ottenere un errore. Quindi se io qui voglio stampare i contenuti del file, ovviamente a questa istruzione non arrivo, perché nel momento in cui non trovo il file lui fallisce in questa riga, non va neanche a fare la read, non va neanche a fare la print, no such file directory not found, e mi dice file not found error. Quindi noi in questo caso otteniamo un errore, ma provo ad usare JSON per un progettino in C che sto facendo, dopo cerco una libreria. Allora, ce ne sono per il C, penso che ce ne siano 40 o qualcosa del genere. Se vai sul sito ufficiale json.org, in fondo è proprio la prima pagina, cioè qui c'è tutta la struttura che è abbastanza banale, ci sono tutti
le librerie per tutti i linguaggi. Quindi la sezione C c'hai l'imbarazzo, cioè nel senso che è imbarazzante, perché ce ne sono veramente 40, 3, 6, 9, 10, una bella ventina, dai. Quindi diciamo che pure il C sharp, perché ci sono degli standard, ce ne sono comunque una discreta quantità. In Java non ne parliamo, in Java ce n'è veramente con dei nomi tra l'altro abbastanza arzigogolati. Abbiamo pure Delphi, quindi in questo caso vedi che non sono dimenticati di Delphi, perché c'è. Però anche se non so poi queste quanto siano efficienti dal punto di vista, tra l'altro sono su SourceForge, Delphi Library non vengono aggiornate da 2 anni. Quindi se usate Delphi, il mio suggerimento è di usare Delphi Neon del buonissimo Paolo Rossi, che secondo me è fatta anche benino. Ce n'è uno anche di Maurizio Del Magno, che è stata usata in pure qualche demo qui. Ah, è molto semplice da usare, perché appunto una volta fatto il parse, c'è cioè il suo serializer, viene creato, fate object to JSON e la libreria mi hai dimezzato il tempo di ricerca. Ah, in realtà il problema dopo è scegliere, cioè quelle librerie lì sono così tante, però come fa uno a dire qual è uno standard, qual è quella, cioè deve guardare tutte, sono veramente tante, cioè non mi spiego neanche come nel fare tutte quelle librerie, non, essendo la maggior parte open source, non ci si è andati tutti cioè, come dire, a incrementare, a coltivare quella magari più efficace, non lo so. Quindi penso siano in ordine di rilevanza, certo, però non sono. Ah, quindi qui c'è il writer, c'è il serializer in JSON, partendo dalla configurazione, object to JSON, e fa tutto il lavoro, usando ovviamente le RTTI, usando le sue funzioni. Ma c'è anche quella di Maurizio Del Magno, che dovrebbe avere delle buone performance. È chiaro che qui ci vuole, come dire, delle unit, delle versioni di Delphi abbastanza, oddio, X6 non è proprio così recentissima, quindi abbastanza recente. Però mi piace anche appunto come viene configurato, Neo Configuration, da default metti lo snake case, metti cosa vuoi, cioè realizzare le proprietà, o i campi, solo le cose public o al massimo published, togliendo la F che è il prefisso dei campi. C'è un po' prima tenevo un ritardo di 30 secondi, ora 10 secondi. Ah sì, quello però è dipendente, almeno quello è indipendente dalla mia volontà in un certo senso. Stasera invece sembra che la linea sia abbastanza stabile, perché sto usando la 2 GHz, quindi secondo me il problema è quella da 5, che non arriva, cioè arriva però è molto più ballerina, perché a discapito della velocità, che magari non mi serve neanche tutta la velocità. Quindi insomma, questo è abbastanza al bello di avere tutte le configurazioni fatte apposta per avere in Delphi una serializzazione come la vuoi tu, cioè con il camel case, Pascal case, togli i prefissi, aggiungi dei dati, cioè lo tari come vuoi e sei compatibile con il mondo, e laddove non sei compatibile puoi andare via di custom, e sembra abbastanza versatile. Poi un po' sgrufolato nel sorgente, mi piace molto lo stile di questo, comunque pulito di implementazione. Ma torniamo a noi, quindi il nostro problema è che qui non stampiamo né un messaggio all'utente che sia un pochino simpatico, carino, e subiamo proprio l'errore e ce lo facciamo sbattere in faccia dall'interprete con questa riga rossa che ci segnala appunto che non ha trovato il file o la directory a questo percorso. Come possiamo gestire gli errori? È molto semplice, con una maniera molto simile in questo caso a
assomiglia più a Delphi che a C Sharp, ovvero con un try e un except. Ovvero dobbiamo mettere sotto try la parte di codice che potenzialmente può fallire. Quindi questa fallirebbe se non fosse che possiamo mettere try. Quindi il try crea un blocco, quindi se lo scriviamo così non sarà corretto perché il with e la open devono finire necessariamente qui sotto. Quindi il try inizia la struttura e qui sotto ci sono le operazioni che vengono eseguite nel contesto. Mi è scoperto un PC a manovella. A proposito di PC a manovella, io ho fatto in realtà una scommessa che rischiava di essere persa e non è così costosa, ma è stato un azzardo e ancora devo vedere se è una scelta buona, ma ho fatto prendere all'amoroso un Chromebook, quindi un PC basato interamente su Chrome, e dentro c'è un Intel Celeron, quindi questo è il processore che c'è all'interno di quel computer, ma la cosa bella è che funziona in maniera fantastica, ho provato un po', essendo tutto su Chrome e sulle app basate su Chrome, è un po' come avere un Android, però molto slick, molto usabile, e se hai bisogno di trovare qualcosa non vai a aprire l'app e ti apre il file, ma usi sempre la ricerca, quindi la ricerca diventa il tuo fulcro dove ho sentito una presenza del tuo gatto che te ne vai. È un hardware veramente molto, come dire, economico, però gira benissimo e si sblocca addirittura col telefono, quindi quando è bloccato con la password, col Bluetooth, si sblocca il telefono, ti sblocca il PC. E devo rivalutarlo, cioè sicuramente io non lo userei per cioè per lavoro, eccetera, perché ho bisogno di installare software particolari, molto particolari, e quindi però per chi deve scrivere documenti, navigare nella posta, eccetera, anche lì ovviamente scaricare la posta con Thunderbird e vederla online era sempre un po' un problema, invece adesso con questo Chromebook vai su Gmail, hai dei giga, la posta la lasci lì, se salvi puoi salvare direttamente su Google Drive, le note le vedi lì e le vedi sul telefono, cioè al momento sembra un'esperienza positiva, soprattutto per il tipo di utenza, cioè utenza che ha bisogno di cose spicce e non avendo difficoltà magari a creare delle cartelle, cioè non riuscendo magari a organizzare come possiamo essere abituati noi che siamo un po' vecchi e che siamo abituati a usare un PC, le cartelle, eccetera, ma magari andando anche un po' alla rinfusa, grazie alla ricerca in realtà riesce a fare un sacco di a trovarti tutto e quindi per navigare, ma comunque anche per applicazioni tradizionali ci ho caricato anche Bitwarden con le password, cioè bene o male si riesce a installare un po' tutto quanto, quindi puoi installare le applicazioni che girano normalmente su Chrome come estensioni, oppure però ad esempio la domanda era: posso installare le app che ho sul cellulare per l'internet banking? La risposta è no, ma la risposta è anche non è necessario e non devi perché tu apri il sito, metti un'icona e lo apri in Chrome come se fosse un'app, ma in realtà è il sito. Cioè il vantaggio di usare un computer, quindi con una tastiera decente, non è un tablet. Diciamo, è un computer tablet, però rispetto al tablet è molto comodo perché tu lo apri ed è subito pronto, si avvia veramente in pochi secondi, perché c'è un SSD, quindi l'hardware è limitato, quello che ho preso io, cioè che ha preso lei, sono 8 GB di RAM, quindi ha una discreta RAM, e ha un discreto SSD. E come dire, parte istantaneamente perché non ha bisogno poi di caricare un granché e alle notifiche, quelle sul cellulare le vedi anche lì, quindi cioè ti presenta un ambiente familiare e comunque tu puoi navigare, puoi fare le cose che fai normalmente al PC,
Però non è quella cosa che estrai dalla borsa, cioè la tua valigetta la devi collegare, devi mettere l'alimentatore perché la batteria fa schifo, cioè quella batteria lì dura 10 ore perché quell'hardware praticamente consuma pochissimo e puoi stare anche a usarlo 10 ore senza ricaricarlo. Quindi quando tu hai bisogno apri lo schermo, hai Chrome, navighi, usi grosso modo i siti. Perché molti siti sono web application, quindi problemi non ce ne sono. Le app le devi avere sul tablet, perché sul tablet navigare fai fatica, ma sul desktop. E comunque tutte le tab che apri hai anche il suo task manager, cioè le vedi come su Chrome, però volendo hai anche la visualizzazione che ti fa cercare nelle tab già aperte, in quelle che hai appena chiuso, oppure le vedi proprio come applicazioni. Le puoi aprire come finestre separate oppure metterle come tab su Chrome. Non so, mi ha lasciato, pensavo fosse molto più banale, cioè che fosse proprio un Chrome e basta, quindi quello che sta lì su Chrome è in generale così, ma mi sembra comunque abbastanza curato. E vabbè, quello era un modello che invece che 320 euro è venuto via a 260 della Lenovo. Cioè 260 per una cosa che è praticamente un PC, se dovessi pensare di dare un qualcosa del genere a un PC, magari mia madre o comunque a una persona che ha delle limitazioni perché è in grado di usare magari certi oggetti, ma ha bisogno di una cosa meno da tecnici e più fruibile, secondo me è un'ottima alternativa perché tra il prezzo e l'usabilità, cioè che lo tiri, cioè proprio lo apri, lo usi. Da quel punto di vista lì è imbattibile. Pensavo fosse più scarno, invece comunque anche sì. Poi so che qualcuno ci ha installato volendo Linux, non so se Chrome OS si installa da altre parti, quindi però sì, se c'è un hardware un po' vecchio, ho visto un articolo, si poteva installare su un PC. La cosa incredibile è che abbiamo collegato una stampante, una volta c'era il usava il Google Print come servizio, adesso le supporta direttamente e non c'era il suo driver, ma collegata a una laser Samsung come PCL6, che è il suo standard, funziona, cioè proprio vede la stampante e stampa. Gli ho collegato una tavoletta Wacom che esce e ha il logo Chromebook compliant, quindi made for Chromebook. E lì senza software aggiuntivi la colleghi e te la usi, quindi anche in contesti tipo DAD, secondo me, perché hai ovviamente Google Meet, hai tutta la suite, hai varie cose, cioè anche la cam, cioè come hardware è completo, c'è il Bluetooth, c'è tutto, quindi puoi collegare casse, periferiche USB, ci sono del tipo C, cioè c'è veramente dentro di tutto, quindi è interessante. Adesso mi prenderò la clip di questa presentazione e la mando così mi faccio sponsorizzare. Visto che no, sono rimasto sbigottito che a momenti me ne compro uno anch'io pur non avendo bisogno, perché a volte mi capita ad esempio di vedere cose in TV e col tablet divento pazzo perché insomma non è. Piuttosto che un tablet ci farei un pensierino perché ha una tastiera, però è leggerissimo e quando c'è una tastiera comunque sempre ha una comodità diversa rispetto alla tastiera on screen. No, mi ha piacevolmente sorpreso da questo punto di vista e quindi se avete magari un anziano o qualcuno, provare a sperimentarlo è comunque sicuro perché comunque alla fine è un ambiente web, quindi quello che si sa con la possibilità di salvare un po' di cose in locale, non c'è un grandissimo spazio perché il disco come un SSD limitato per limitare i costi, però c'è un USB, colleghi un disco esterno da 4 tera e bella posta, si dice da queste parti. Quindi no, è interessante alla fine come idea. Quindi tornando a Python, dopo questa digressione, no, magari c'è qualcuno ha questa esigenza, lì era un'offerta del Prime Day, adesso sono tornate al loro prezzo, però effettivamente è un bel prezzo perché più di 300 euro è una bella cifra. In giro costano anche di più, però vedo che Media World ad esempio non aggiornano i prezzi, cioè magari c'è un modello vecchio,
specchio, addirittura anche come Chromebook, ancora il prezzo originale sui 400 euro, cioè lì bisogna prenderli online. Quindi, però se qualcuno ha queste esigenze, secondo me non è male, magari lo può provare e farsi un'idea. Quindi gestione degli errori, try, mettiamo il blocco protetto, ok, abbiamo detto, quindi dobbiamo fare a questo punto anche l'except. L'except ovviamente viene messa qui a livello di allo stesso livello del try, ok, e quello che fa, non so se lo posso mettere anche così, forse sì, print errore in apertura file, errore in apertura file, c'è il punto esclamativo, e in questo caso, quindi in caso di eccezione, finisce qui dentro, questo dovrebbe assorbirci l'errore e poi vabbè stampa contents, però facciamo che in realtà non lo stampa, perché qui facciamo un possiamo fare un return, no, facciamo un exit, forse così, un exit si usa, cosa fa l'exit? Vediamo se c'è la documentazione. Exit, mi dai un aiuto? Non mi dà un aiuto, non ce la fa, non ce la fa, ce la fa, non ce la fa. Ah, scusate, avevo letto la chat adesso. Ciao XLeon1999, come lo spazio. Cosa stai facendo? Sto cercando di programmare in Python. Benvenuto, stiamo praticamente, questa è una live, l'ennesimo episodio di diverse live dove abbiamo programmato, stiamo programmando con il linguaggio Python e cerchiamo di vederne un po' la sintassi e le funzionalità facendo degli esempi. Stiamo in questo caso cercando di aprire dei file gestendo però gli errori. E aspetta, perché c'è questa roba qui? Ah, ma aspetta, ho visto che ha stampato questo perché abbiamo ancora il file stream. Allora, aspetta, perché c'è il Python Engine che ha bisogno di essere reinizializzato. Ah, perché questo non lo possiamo reinizializzare, ok. Allora passa quello remoto. Cioè, cosa è successo? Che lui ha fatto la open ed è andato in errore. Quindi, non so se esiste Alt è molto Pascal, però mi sembra che abbia... Cioè no, mi sembra che non abbia funzionato in realtà, quindi... però poi adesso vediamo. No, quello che notavo è che lui ha stampato contents e dentro contents c'era tutta questa roba qui, perché effettivamente, pur avendo cambiato lo script, stiamo mandando la stessa sessione dell'interprete delle istruzioni nuove, che sono gli script nuovi. E quindi perché l'exit? Perché vorrei non eseguire questa istruzione. Quando faccio l'except vorrei terminare qua il programma, però non mi ricordo come, cioè non mi ricordo, non me lo so proprio. Exit program, magari è una banalità, cioè sicuramente è una banalità, però c'è un momento di return, non funzionava, forse ha bisogno di qualcosa. Code exception, except, ok. Ah, sys exit, beh, non mi piace però molto. Anche perché fa un exit e quit function, attenzione. C'è l'exit, però è una proprio una funzione, quindi... Dai, c'ero quasi, forse. Vediamo se adesso funziona, sì. Però ha reinizializzato l'engine. Cioè prima cosa succedeva? Che qui probabilmente ha riscontrato l'errore, quindi questo non l'ha eseguito.
ha stampato errore in apertura file, però mi ha stampato anche tutti i valori della variabile contents. Perché di fatto cosa è successo? Che contents, siccome non abbiamo mai reinizializzato l'engine, c'era ancora dentro il testo che abbiamo caricato, chissà quanti script fa. Cioè, quando io gli faccio eseguire gli script, lui passa allo stesso motore le istruzioni e gliele fa eseguire. Quindi abbiamo tutte le variabili vecchie ancora. Invece in questo caso, non, comunque con l'exit non ci è arrivato al contents. E se non lo metto, secondo me, lui stampa comunque una stringa vuota, perché se uso il remote interpreter, ecco, mi dice che non è definito, quindi è giusto il... Sì, abbiamo trovato system exit, però non mi piace molto perché mi sembra che dia come output, vabbè, al netto di essere una chiamata, come dire, in un certo senso di sistema, mi tira fuori, ah, probabilmente devo anche importarla tra l'altro, quindi, ah, mi va benissimo questa, guarda, questa exit. Vediamo magari le differenze. Exit. Sollevo un'eccezione ma non viene intercettata. A differenza di six set, quindi... Ah, è meglio usare six set. Allora seguiamo le indicazioni, dovrò importare ovviamente questo, immagino. Ok. Quindi questo dovrebbe sollevare un'eccezione, ma non mi sembra che la sollevi in realtà. Magari la solleva in un altro contesto, comunque. Però se la dice di usare questo e tu dici usiamo questo, usiamo questo, quindi ti seguo dal forum dei programmatori, mitico il forum, sembri troppo forte, nel senso di acido, forte come la come il latte quando lo lasci aperto troppo tempo. Infatti nel forum dei programmatori non do aiuto su Python per questo motivo, perché sennò potrei metterne in guai qualcuno. Beh, ho imparato qualcosa di nuovo e quindi... import sys, ok, ovviamente se andiamo a stampare contents, infatti mi sembra, ah no, Valerio ha scritto a me da terrore, infatti, perché ovviamente non passando di qui non carica qui dentro i contenuti del file, e quindi questo funziona, però è un po' generico, quindi cattura, sì, devi importarlo, ok. Tenete conto che leggo i messaggi un po' in ritardo perché c'è una latenza che fa spavento, e quindi peggio delle luci che arrivano dal periscopio, dalle foto del James. Allora, dicevamo, però c'è la possibilità anche di specificare il tipo di errore, perché se non lo gestiamo così, se lo gestiamo così, abbiamo visto che senza la gestione dava un file not found error, quindi qui possiamo anche essere più specifici e aggiungere anche il tipo di errore che andiamo a, come dire, a gestire, quindi un po' come le eccezioni in Delphi, C Sharp e in tutti gli altri linguaggi. Quindi mi piace usare quell'interno perché questo impiega un po' di tempo a partire come script esterno, però almeno funziona, e quindi non ti sbaglio, ti occupi di web? Beh, non solo, e quindi inserisci un numero nelle parentesi e ti ritorna il codice di errore. Ah, ok, quindi è per quello che non mi dice. Quindi se qua metto un 1, ah, exit code, ok. Bello, questo ovviamente se lo mettiamo in un batch possiamo quindi fare tutte le varie exit code, quindi in questo caso probabilmente sarà l'equivalente di uno 0, immagino. Con lo 0 immagino non scriverà nulla, o no, mette 0 giustamente.
in questo caso non mando exit code, non faccio nulla, semplicemente si termina, ok. No, faccio anche applicazioni tradizionali con .NET più che altro, con C Sharp, applicazioni web lato server con .NET, con Delphi, front-end con JavaScript, più o meno sono C Sharp, Delphi e JavaScript sono le mie, le cose che più o meno conosco al netto, poi di SQL e le varie cose collaterali. Poi, come dire, Python l'ho guardato più volte perché, a parte che è molto richiesto, ci sono delle librerie molto interessanti, quindi vale la pena, come dire, guardarlo e in un certo senso studiarlo anche nell'ottica poi di integrarlo con... Però ecco, fino ad oggi prevalentemente le mie live sono state praticamente tutte su Delphi, ma abbiamo fatto delle cose credo abbastanza interessanti, perché abbiamo fatto delle applicazioni per Windows, delle applicazioni cross platform visuali con sia mobile sia per Windows, potenzialmente anche per Mac, per iOS, quindi qualche giochino. Qui non ci sono più su Twitch, perché dopo 60 giorni credo se ne vanno, ma c'è un canale, metto il link in chat, quindi lo vedrete, questo me lo sentirete nominare un minuto dopo che l'avete visto in chat, c'è un po' di latenza. Dicevo, in questo canale le ho caricate tutte, le tengo così, insomma, sono anche utili come riferimento, e dentro ci sono anche un po' di live fatte, cioè più che live, dei webinar e anche le sessioni delle conferenze laddove sono disponibili. L'ultima fatta per il Delphi Day, che però è interessante anche per chi non usa Delphi, perché si è parlato di Prometheus, di Grafana, dei tool per monitorare i servizi, quindi le applicazioni in esecuzione, vedere cosa stanno facendo, qual è lo stato del sistema e andare poi a mettere su delle dashboard, su dei grafici, questa roba qui, che insomma, è abbastanza interessante usando Grafana. E quindi infatti devo finire anche quel client per Prometheus, perché lo voglio proporre, farlo pubblicare sul sito ufficiale, dire ok, Delphi ha il suo client, Prometheus come gli altri linguaggi. Devo arrivare a questo obiettivo. Ok, quindi tornando a noi, quindi accept, quindi possiamo anche indicare il tipo dell'errore. Nel caso si specificano altre tipologie di errore, ovviamente torniamo al caso di prima, sì, è giusto, cioè vale esattamente come in Delphi in questo caso, quindi dovremmo probabilmente aggiungere un qualcosa tipo questo, che ne so, print errore generico o qualcosa del genere, e in questo caso, come dire, gestirlo in questo modo. Quindi non so se la sintassi è corretta, questo dovremmo fare una prova. Come potremmo farla? Perché find not found, vediamo se ci sono file not found error. Ok, file exist, dovremmo provarlo in scrittura, quindi mi occupo di altro. Reti, Python usato per qualche progetto Flask, ho sentito nominare, c'è sempre applicazioni web, mi sembra, come Django, ci sono tutte. Infatti mi piacerebbe poi vedere anche quelle, come, beh, per uno che lavora con le reti potrebbe essere interessante farsi uno script. Secondo me può essere interessante perché ci sono tante librerie, e quindi avendo l'interprete, qualunque sia il sistema dove lavori, dove hai l'interprete, ti puoi scrivere uno script che, non so, ti enumera i nodi o ti fa qualcosa sulla rete, ti cerca dei file, non so, qualcosa del genere, e poi lo mandi in esecuzione e lo puoi eseguire dappertutto. Quindi Python può essere, perché anche se uno non è, come dire, sviluppatore proprio di per sé, cioè Python è talmente espressivo nel definire le operazioni che secondo me lo può usare veramente chiunque, e avendo l'interprete, cioè basta scrivere le istruzioni nel file, non è
magari come Java o come C Sharp, dove tu hai il compilatore, devi creare un exe, cioè hai anche lì le soluzioni per scriptare, però come dire, in JavaScript o in Node o in questi linguaggi, nel momento in cui tu hai un exe da lanciare, gli passi lo script e te lo esegue, cioè non devi impacchettare nulla, è pronto da eseguire, quindi sei un po' agevolato da questo punto di vista. Il contro è che se hai interpretato, se hai un errore in istruzione, magari te ne accorgi quando ci arrivi e non prima, metto il linguaggio compilato, che sono, diciamo, quelli a cui sono più abituato, al metodo JavaScript, però anche TypeScript, ad esempio, potremmo quasi considerarlo compilato perché in realtà è traspilato. Tra l'altro, il nome del canale, appunto, segnala questa predilezione, compila quindi va, perché linguaggi che uso sono prevalentemente compilati, di solito sono abituato. Il mio mantra è se per come scriviamo il codice, se vediamo che compila deve anche funzionare, quindi dobbiamo essere fiduciosi da questo punto di vista. Bisognerebbe fare una prova, dunque io come posso sollevare tipo un'eccezione? Python raise error o exception, raise an exception. Quindi tanto poi così la simuliamo, vediamo se raise exception, raise type error, ok, qualcosa del genere. Allora adesso provo a buttarlo qui, raise type error, only integers are allowed, copia e incolla proprio. Quindi se lo lancio mi aspetto di vedere errore generico, esatto. Quindi o mettiamo quello generico o mettiamo quello specifico ovviamente prima, se questo ovviamente non lo metto, come diceva giustamente Sandro, se si verifica una tipologia di errore, queste ci finiscono ovviamente sul grugno, perché filtrando su questa ovviamente non filtriamo sull'altra e quindi ci rimaniamo un pochino fregati da questo punto di vista. Quindi, però, ad esempio, qui simulando vediamo che riusciamo a gestirli più o meno come in def, cioè ne mettiamo tutti i tipi e alla fine mettiamo il catch-all, cioè queste except le prende tutte. L'importante è che se la metto specifica e la gestisco in maniera specifica, ad esempio, qui potrei dire mettiamo file path uguale. Poi mi devo decidere se usare gli apici o... qui uso file path e qui gli dico errore in apertura file e qui ci vado a riportare, dov'è? F file path. Quindi l'importante è che se non simulo questo errore e si verifica questo, ripassi di qui e non anche di qui. In entrambi i casi esce. Errore apertura file not found txt, quindi è lui. Quindi riusciamo a gestirlo comunque in separata sede. Una cosa che volevo capire, quindi qui possiamo dire errore in apertura il file, mettiamolo così, dai, così siamo, no, mettiamo con le virgolette, non esiste così. 30.000 punti esclamativi, così. Quindi questo è un po' il modo, se invece il file esiste, direi che dovrebbe, adesso magari lo vado a copiare dall'altra cartella, dovrebbe riuscire, come dire, a farlo stampare. Che nome gli ho dato, però? Not found txt, ok. Quindi qui metto il mio not found txt, se lo lancio, track, stavolta ho i contenuti, quindi vuol dire che questa volta abbiamo, come dire, ha funzionato e quindi non è entrato in nessuna delle except, non ha fatto le exit, almeno perché è arrivato fin qui, mentre prima non ci arrivava, e ha stampato i contenuti del file letti da qui. Quindi ha funzionato. In questo caso
ne abbiamo già combinato quello che abbiamo visto sui file con una gestione dell'errore. French Donna in ride. Ciao French, c'ha abitudine a, come dire, a ridurre tutti i nickname. Ciao e ben arrivato, ben arrivati. Ci stiamo dilettando con il pitonazzo, stiamo simulando degli errori per farlo andare in errore, anche se non riusciamo, no? Ci riusciamo, in realtà ci siamo riusciti, quindi bene, ben arrivati. Andrit Deb, French Dawn, Vision for All, ti legge con un po' di ritardo, sì, ho una latenza esagerata, quindi ciao a Prince Fades, che so che fa cose con Amiga, ho visto ogni tanto bazzico il canale quando riesco, però faccio già un po' fatica a fare delle live e quindi... Developers. Non vedo comparire però il... Dove è finito il... Yes! Sento l'audio ma non vedo comparire il buon Steve Ballmer, che si sarà andato in pensione. Adesso Bill Gates vuole diventare povero, quindi abbiamo anche questa novità. Ben arrivati. Voi cosa stavate facendo nel... Vabbè, stavate sicuramente programmando, perché so che facciamo questo genere di live poco... Ottimo quel tricept. Dove? Ah, quello che abbiamo scritto. Sì, adesso infatti andavamo a integrare, quindi abbiamo... In realtà poi sono già le 11:30, per cui dovremmo... Adesso magari abbiamo già visto un po' di gestione degli errori, ci mettiamo la prossima volta, finiamo questa parte, anche se non è che ci sia molto da dire, tranne che sull'except, volendo, c'è anche un else, quindi un cosa da fare in caso non si verifichi un errore, ma la prossima volta lo vediamo cercando di accedere un po' a tutti i file, facendo un po' delle... Programmare con Python è troppo rilassante, il buon detto no pain no gain. Beh, è rilassante se uno lo conosce, perché noi, come dire, lo stiamo portando da un po' di live, come se, cioè, praticamente io me lo sto ristudiando, perché me lo sono già studiato, ma me lo ripasso in diretta e lo ripasso. Grazie per il follow. Il follow, vedete, invece è più Delphi-like, perché c'è tfollower.create, quindi sono... Normalmente le live che porto sono su Delphi, quindi questa era anche un po' per variare un pochino e, come dire, vedere anche un altro pochino di un altro linguaggio, che tra l'altro si integra abbastanza bene con Delphi e viceversa, perché c'è anche la possibilità, appunto, di... Ho fatto una live dove da Python usavo le librerie Delphi per fare interfaccia utente, quindi ci sono un po' di integrazioni che vorrei provare, quindi ho imbastito questo percorso dove ci vediamo prima tutta la sintassi nelle basi, quindi adesso abbiamo iniziato a vedere un po' moduli, file, gestione degli errori, poi andremo a usare magari qualche libreria, come dire, un po' più cazzuta, non so, NumPy o quelle più blasonate. E Fabio Biondi, mitico, strano che non sei in live, quindi questo saluto arriverà tra un minuto. Se non sei in live ci starai andando, immagino. Ciao, man. Ogni tanto passo anch'io a vedere le... Adesso sono queste chat collettive dove si... HR versus Dev, ho visto una cosa del genere. Sembrava interessante, ma devo recuperarla dal... Dovevo uscire, quindi non sono riuscito a seguirla, mi sembrava abbastanza interessante. Grazie per il follow. Niente, dai, direi che essendo quasi mezzanotte, cioè non è che ho la carrozza che diventa una zucca, però di solito facciamo un paio di orette e poi, come dire,
Mi tocca togliermi il cappello, sì, esatto. Poi, più che altro ho visto un post su LinkedIn sull'MVP dove ha fatto un elenco delle. Developers, 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 Ah, giusto, giusto. developers, Adesso, aspetta che. developers, 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 Strano che non vedo Yes! il buon Steve Ballmer che prima compariva, adesso non compare più, si vede che è morto. Devo far vedere a Fabio che ho fatto un incauto acquisto, le mitiche card che ho visto sul suo canale per le call. Vanno bene anche quelle live, tipo andiamo avanti. Devo vedere come fare quelle personalizzate. Quindi. Però è un ottimo acquisto, come dire. Cioè, sono un po' costose, ma leggendo che c'era una parte di beneficenza ti dà la. Quello squid in più per dire ok, allora le compro anche se poi mi interessa quindi no, giustamente fare delle live poi diventa impegnativo, cioè trovare anche sempre dei contenuti diventa bello impegnativo e comunque sono sempre cose interessanti, no? Dicevo che sul post su LinkedIn c'era un elenco spropositato di roba e quindi ho detto okay, ma quanto dura la sua giornata? Sono 24 ore come le altre, io non essendo impegnato anche io in corsi, cioè non ho mai un momento libero e quindi volevo farne più di una settimana, ma più del giovedì non ce la faccio. Quindi adesso continueremo un po' ancora su Python, poi magari torneremo un po' sul vecchio, oppure vedremo qualcosina su C Sharp magari. L'idea, siccome c'era qui prima qualcuno, non so se è ancora collegato, che frequentava il forum dei programmatori, come dire, magari prendere qualche spunto su una delle problematiche che si verificano più frequentemente, dei linguaggi che conosco, quindi tipo C Sharp, ma anche qualcosa in JavaScript potrebbe essere interessante, e come dire, fare un po' delle live su quelle cose lì, vedo che ci sono domande spesso su. Non so, gente in difficoltà magari a passare dati da una finestra all'altra quando fa delle applicazioni visuali con C Sharp o qualcosa del genere. Quindi prendere magari quegli argomenti e quando si ripresentano frequentemente all'interno di un forum, dire, guarda che sul forum purtroppo non si può mettere un link, ma dire guarda, vai a vedere il filmato perché ne abbiamo parlato e così diventa un modo anche per, come dire, le frequently asked question. Dare una risposta, per cui ok, adesso devo guardare io a mia volta chi fare un ride perché di solito più di 2 ore non riesco a farle perché mi addormento, anche se una volta abbiamo fatto 4 ore con un amico qui a vedere una sua libreria che era un ORM. Quel settore normale che ti annoi, beh, con JavaScript di solito non ci si annoia perché talmente tante cose da fare e modi di farle che ho con TypeScript che per cui vado a dare un'occhiata, ma giusto per sicurezza, visto che la connessione ha tenuto, ma se voi siete qui, mi sa che mi avete già eliminato buona parte delle persone a cui posso fare fondamentalmente un ride. Infatti direi non c'è nessuno che sviluppa, mannaggia, mannaggia. No, ci sta, infatti. Non c'è nessuno, però tutti giocano e quindi. Tutti a giocare, tutti a giocare. Adesso mi metto a giocare anch'io, mi avvio Phasmophobia e mi metto a dare la caccia ai fantasmi, poi me ne andrò magari a letto dopo. Dovrei cercare sulla mia categoria magari, che forse non ho mai provato a vedere altri canali in italiano, sviluppo software, ma vedo che sono tutti in inglese, veterano, programmazione, ci vuole più gente che sviluppa, non c'è niente da fare, quindi non solo italiani. Canale in italiano sullo sviluppo software, c'è un giochiamo a The Sim e basta, quindi niente.
Stasera nessuno sviluppa, tutti in vacanza, fa lo stesso. Quando è finito i linguaggi, venendo con un nuovo, Carbon, l'ho sentito nominare, il buon Visuale C Sharp nella stessa frase non suona bene. Come mai? Non l'ho capita questa... Non era Visual Basic, era Visuale... Beh, se fai applicazioni in Windows Form o con... anche Rust dovrei dargli un'occhiata, ce ne sono un po' da... Ho sentito parlare di questo Carbon, che è un nuovo specie di linguaggio C o qualcosa del genere, però ero di fretta e un post su due era... si parlava di questo Carbon e poi del governo, non so perché le cose erano correlate, inframmezzate, quindi... Però sì, potrebbe valere la pena dargli un'occhiata, fare uno studio congiunto. Niente, sono deluso dall'impossibilità di fare un ride e quindi mi ritirerò. C'è gente che videogiochi, mi ritirerò mestamente questa sera a... con la coda fra le gambe, impossibilitato a... Peccato, perché siamo in tanti, potrei fare un ride. Se avete suggerimenti, consiglio Lana Lux a prescindere, che sviluppa in JavaScript, mi sembra, forse l'ho vista a volte. Oddio, questo gioco Stray, ho visto un canale che seguo a giocarci l'altra sera e all'inizio era tutto puccioso. Oh, faccio le fusa, miagolo, miau. E quindi... Però sì, io diciamo che non sono un gran giocatore, quindi ho iniziato a giocare a questo... questo Phasmo, che tra l'altro mi fa ancora un po' di paura a volte quando mi alitano i fantasmi sul coppino. A proposito, potremmo fare un ride a Dana Skelly, che lo porta tutte le domeniche. Tutte le domeniche ci si diverte a vedere gente che si va a fare accoppare dai fantasmi. Quindi, come di consueto, intanto grazie come sempre a quelli che partecipano alle live, che mi fa molto piacere, soprattutto se sono utili per studiare assieme un po' di linguaggi. Grazie soprattutto a nuovi arrivati, nuovi follower, a quelli che hanno fatto il ride, che anche quello mi fa molto piacere, perché poi io vado a vedere tutti i canali che arrivano e faccio il follow, così vado a vedere un po' di cosa si parla. E dobbiamo incrementare le file degli sviluppatori su Twitch, supereremo quelli del gaming, sarà un po' dura, ma io ci credo, diventerà una piattaforma di live coding e basta. Quindi, essendo quasi venerdì, buon weekend, direi che ci ribecchiamo la prossima settimana, giovedì, se non durante. Come diceva Luttazzi, ci vediamo durante la pubblicità, se non durante. Quindi magari vado a fare il ride alla signora... a Siora Dana, così, che sta giocando a questo gioco che non conosco, però prendo atto, sicuramente è un gioco interessante. E adesso lo scrivo, sperando di non sbagliare come solito il nome del canale, quindi di nuovo vi ringrazio, state collegati per il ride, così anche se i punti di canale li usate poco, ma troverò il modo di mettere dei, come dire, dei goodies, come dicono, dei perks, delle cose sciocche da lanciare, tipo il meme di Frankenstein Junior, che quello ci sta sempre bene a quello della live. Sì! Allora adesso fare. Si vede che prima non era operativo, non so come mai, comunque. Quindi grazie di nuovo e buonanotte, direi alla prossima. Faccio partire, se ce la faccio, il ride, e alla prossima. Ciao a tutti!